Questo programma è offerto da... Banca del Cilento. Crediamo nella nostra terra. Infante Calzature. Indossa la qualità. Buonasera a tutti, nono appuntamento con Sports Chat. È arrivata anche Milena, nell'anteprima non c'era ancora, pensavo che fosse scappata. No, non sono scappata, tranquilli, sì. Meno male. Antonio Pesca, buonasera e ben ritornato. Giuseppe Fontana. Buonasera Antonio, a te. La voce ufficiale dell'Agropoli, Carlo Marrazza. Buonasera, ben trovati. E questa sera ci ha portato in trasmissione due neoacquisti dell'Agropoli. Parliamo di Gianluca Esposito, buonasera, che arriva dal Savoia, e di Gianni Russo, che invece arriva, buonasera, dal Padova. Anche se dall'accento capirete che anche lui è napoletano, quindi di padovano c'è nulla. Con grande piacere poi ritorna nei nostri studi, è stato ospite anche nelle passate edizioni quando conducevamo la trasmissione insieme al collega Sergio Vesicchio, l'avvocato Bruno Mautone. Buonasera, grazie per l'invito. È sempre un piacere. E poi il direttore generale della Gelbison, Agostino Di Spirito. Buonasera. Direttore, che domenica non era allo stadio, dove è stato? È una promessa fatta a mia moglie, quindi... E quindi, insomma, doveva rispettare... Sono giustificato. È stata un'assenza forzata, forzata. Sicuramente. Gelbison, che però viaggia alla grande, terza vittoria consecutiva, ottimi tre punti conquistati contro l'Arzanese. Prima di leggere tutti i risultati, però vogliamo ricordare agli amici a casa come possono interagire, certo, con noi. Possono scriverci sulla pagina Facebook Sport Chat all'indirizzo email settv.vallo@gmail.com, oppure potete inviare messaggi al numero 334-7366-332. Guadagniamo adesso il centro del salotto televisivo, così andiamo a conoscere tutti i risultati dell'ultima giornata della Girone H. Manfredonia-Andria 2-2, Bisceglie-Monopoli 3-1, Cavese-Gallipoli 6-1, Francavilla-Pomigliano 3-1, Gelbison-Cilento-Arzanese 2-0, San Severo-Potenza 1-2, Taranto-Grottaglie 3-1, Scafatese-Brindisi 0-1, Puteolana-Sarnese 0-1. Anche la classifica. Andria 33 punti, Bisceglie 32 punti, Potenza 28 punti, Cavese 25 punti, Taranto Gallipoli 24 punti, Brindisi, Gelbison Cilento e Sarnese 22 punti, Francavilla 21 punti, Manfredonia 15 punti, Pomigliano Grottaglie 14 punti, Monopoli 13 punti, San Severo 12 punti, Scafatese 9 punti, Puteolana 8 punti, Arzanese 6 punti. Vediamoci subito la Gelbison, ovviamente la voce è quella di Giuseppe Fontana. Molto pignolo l'arbitro, partito in questo istante, speriamo bene, aspettiamo il fischio dell'arbitro, viene in questo istante Francesco Sica, parte di poco alta sulla traversa, bella punizione del ragazzo di Acciaroli, Cacace avanza, palla al piede, cerca il lancio lungo, così è per la testa di Varriale che ci arriva, da dietro Santo Nicola prova la battuta al volo. Buona l'intenzione di Francesco, un po' meno la mira. Savarise perde palla e commette fallo. No, l'arbitro fa proseguire ancora Sica. Palla per Tricarico che va alla battuta ed è gran gol di Andrea Tricarico. Bellissimo tiro del centrocampista calabrese che ha puntato Prisco e l'ha battuto sull'out destro. Stiamo rivedendo il gol anche dalla nostra telecamera posta dietro la porta. Talascio avanza, serve Roghi che serve ancora Roghi, da un po' Roghi va alla battuta ma palla che finisce abbondantemente al lato della porta di Spicuzza. Partiti, Tricarico lungo
cercare Marmoro, ma palla che finisce tra le mani di Prisco. Per fortuna della Gepi se non riesce a concludere. Ma ce l'ha la battuta! Lo stesso Vitale che fa la barba al palo. Grande occasione, lasciato tutto solo Vitale di calciare a rete. Ancora Polverino, lancia lungo per il no entrato Barone. Barone ancora per Vitale. Figliola si allunga troppo la palla, per fortuna. Ancora Bovi che serve Francesco Sica, Sica solo davanti a Prisco che commette la eccellenza, ma ci arriva di gran carriera Francesco Santo Nicola che dà la ribattuta in sacca. Anzi, non è Santo Nicola, ma bensì è il numero 11 Marmoro. Quindi cambia anche ancora il parziale. Gelbison 2, Arsanese 0, grazie al gol del numero 11 Manuel Marmoro. Ancora l'Arsanese, palla per il no entrato Barone, che tiro potente di poco alto, lo stiamo rivedendo. Quando siamo arrivati al 27esimo del secondo tempo, quindi tre angoli per l'Arsanese contro i due della Gelbison. Parte in questo istante, palla che arriva alla testa di Esposito che non riesce ad abbassare la sfera. Ancora l'Arsanese con Talascio, Consiglio subisce una gomitata da parte del numero 8 Rinaldi, che era la seconda ammonizione, lo butta fuori l'arbitro, infatti così è, quindi espulso Rinaldi, però deve aver commesso una gomitata ai danni di Consiglio, infatti così è. Rinaldi parte in questo istante, palla che arriva nella testa del numero 11 Figlioglia, ma non inquadra la porta, esce di poco alta sulla traversa. Teniamo solo il fischio finale da parte del signor Saia, che avviene in questo istante. Quindi Gelbison 2, Arsanese 0. Direttore, basta poco per passare dalla depressione, magari alla paura dei play-out, all'esaltazione, alla gioia, perché queste tre vittorie consecutive proiettano la Gelbison comunque in una posizione di classifica tranquilla e forse anche qualcosina in più. Ma per la verità, almeno io ero tranquillo pure prima e non penso, non guardo mai dietro per la verità. Mi piace guardare avanti, essere ottimista, e chiaramente poi essendo una classifica molto corta dalla zona play-out alla zona play-off, bastano due o tre vittorie, come dicevi tu, per portarci sopra. Quindi questi nove punti sono stati veramente un toccasana per noi. Io comunque ne sono estremamente convinto della squadra, dei ragazzi, della forza dei ragazzi, quindi io sono convinto di lottare sempre per la zona playoff. Giuseppe, tu domenica ovviamente ci hai raccontato la partita per la nostra emittente, al di là della maglia verde che non ti piace più di tanto ma che porta bene alla Gelbison, perché vince, è una squadra più matura e soprattutto più attenta anche in fase difensiva, quella delle ultime partite. Sì, infatti sono tre partite che non subisce gol, a mio avviso ha cambiato modulo mister Locarzo, non gioca più col 4-3-3 bensì col 4-4-1-1 con Sica molto largo a sinistra e domenica Bovi e l'autore del gol hanno giocato a centrocampo, quindi Variale è lasciato lì a spaziare su tutto il fronte d'attacco e i risultati hanno ragione, una squadra più coperta la difesa e si commettono meno errori. Una squadra, quella della Gelbison, che a questo punto ormai ci avviamo alla conclusione anche del girone d'andata, vedendo ciò che succede anche sugli altri campi, possiamo tranquillamente vederla anche nei playoff. Ma nei playoff non lo so, non credo nemmeno che sia l'ambizione della Gelbison, però i risultati che hanno testimoniano dell'ottimo lavoro che hanno fatto. Complimenti all'amico Agostino e a tutto lo staff, perché ad inizio anno credo che se avessero fatto una classifica ideale, questa sarebbe stata una classifica ideale, lontani 10 punti dalla zona playout, a ridosso della zona playoff, e con le ultime tre partite in cui si è visto una Gelbison non solo ha vinto, ma ha anche dominato per buona parte, che significa che ormai hanno una convinzione, chi scende in campo ha una convinzione tale da fargli stare tranquilli per quanto riguarda il giro di ritorno, anche se
poi ne parleremo. Adesso inizia un altro campionato perché le squadre si stravolgono. Siamo in fase di calciomercato, ci arriveremo per capire un po' quali sono i movimenti in casa Gelbison e non solo. Avvocato, quando parliamo di Gelbison parliamo ormai di una realtà consolidata nel panorama locale. Ma sicuramente, devo dire che la Gelbison glorifica e nobilita il Cilento e quindi prestazioni sportive di qualità. Del resto, mutuando la tua domanda al factotum, così possiamo definirlo, di spirito, uno che si chiama di spirito non può mai essere depresso, perché un uomo di spirito, di spirito, no? Quindi mi pare che... non dire factotum, altrimenti daresti ragione al nostro amico Sergio. Come dicevano i latini, nome nomen. Nome nomen, esatto, un uomo di spirito. E quindi la Gelbison è un fuore all'occhiello del calcio agropolese e del calcio, chiedo scusa, cilentano, e in definitiva non solo del calcio, dello sport in generale. Ragazzi, invece voi suggerivate qualche acquisto all'ufficio stampa dell'Agropoli, chi in particolare? Perché ho visto commentare la partita suggerendo qualche nome. No, c'erano alcuni ex amici miei di squadra, ho detto che erano buoni. Tipo, facciamo dei nomi così. Vincenzo Barone dell'Arzanese, Francesco Savarise e Roghi. Erano perché su tutti il, avete scelto Agropoli magari e non qualche squadra del Girone H? Sentiamo. È perché io... Il presidente è un progetto molto importante, quello che sta facendo l'Agropoli, che lotta per il campionato insieme a altre squadre come Agragas, Torrecuso, Rende. E mi è piaciuto molto questo progetto e ho scelto Agropoli. Senti, ma porterai pure scarpa con te? Non credo. No, resta... Resta a Torre. Resta a Torre, resta a Torre. Se l'aspettavo questa domanda. Cioè gioca senza scarpe. tu confermi ovviamente, non puoi fare... No, però accettiamo suggerimenti perché il mercato degli under è molto difficile, trovarne di buoni è ancora più difficile, il 96, qualche 96 ci servirebbe. Poi a telecamere spenti ti dico qualcosa che potrebbe succedere domenica perché lui è 95, domenica c'è stato espulso il 96, quindi... Lo diciamo durante la pausa pubblicitaria così poi nella seconda parte lo possiamo dire anche in diretta, lo possiamo anche svelare. Ascoltiamo adesso mister Logarzo, tornando ovviamente in casa Gelbison, come ha commentato la vittoria in sala stampa. Mister, terza partita senza subire gol, era una questione solo di testa oppure riuscite a trovare, a capire dove era il problema? Commettiamo meno errori di quello che commettevamo, i giocatori sono quasi gli stessi, quindi è normale che poi i risultati, le vittorie danno autostima, danno convinzione ai propri mezzi, però devo dire che da tre partite stiamo subendo pochissimo, quindi mentalmente siamo diventati una squadra molto, molto, molto forte, molto quadrata, ripeto, le vittorie poi sono le migliori medicine per far crescere fiducia in se stessi. Io penso che la Gelbison ha dato sempre il cuore. Adesso è normale, quando si vincono le partite possiamo dire che ha dato il cuore, l'ha dato sempre. Oggi è la 14ª partita, bisogna dare atto a questi ragazzi che stanno facendo una cosa straordinaria. Sono contento soprattutto per loro oggi. Io sono stato sempre fiducioso anche nei momenti più difficili perché ne abbiamo attraversate. Non vedo perché non dovrei avere fiducia. L'ho avuta sempre, è normale che noi cercheremo di mantenere l'imbattibilità, anche se non è una cosa semplice. Andiamo sempre in campo per fare il risultato, per ottenere il massimo, a volte ci riusciamo, a volte no, è un periodo che stiamo ottenendo dei risultati importantissimi, quindi bisogna dare atto a questi ragazzi che veramente ci stanno mettendo tutto quello che hanno sotto tutti i punti di vista, sia professionale, tecnici, di comportamento, veramente bisogna lodare la squadra. Direttore, notavamo la somiglianza del mister con Torricelli, scusami. Eh sì, un po' i capelli, piace portare i capelli lunghi al mister, ancora si sente un ragazzino. Ma così lo soprannominano nello spogliatoio no, oppure no? No. Poi Logarzo è un nome importante anche nei campionati di Serie B, quindi Serie C, quindi
Abbiamo visto quando è venuto in trasmissione quel gol al semplice livello amatoriale, era di grande insomma, qualità, di pregevole qualità. È stato un grande, forse meritava qualche palcoscenico ancora superiore, forse la meritava la Serie A, però questione pure spesso di fortuna, del giusto procuratore, dell'anno giusto. Quindi, magari ci arriverà da allenatore. Speriamo. Significa che avrà fatto benissimo con la Genoa. Quello sì. È appena arrivata una domanda per Giuseppe Fontana. 3 vittorie consecutive, la Gelbison può strizzare l'occhio ai playoff? Sì, dipende dalle prossime 3 partite sicuramente. Sì, ci può credere, anche perché quelle dietro alla Gelbison tecnicamente sono inferiori alla stessa Gelbison. Carlo, un girone H molto, molto sempre equilibrato, come dicevamo si gioca sul filo dell'equilibrio e poi soprattutto bastano poche vittorie per ritrovarsi giù, come, per ritrovarsi su, così come 2 partite. Io penso che la tua domanda sia dopo, ho detto dopo perché tutto, tra latinismo e cosa, non mi volevo sentire escluso, quindi ci ho buttato la parola difficile anche. Sì, è così, perché io mi ricordo venni qui ospite una settimana prima della Scafatese e già era ritenuta una partita da dentro fuori, addirittura si parlava dell'esonero di Logarzo, quindi vincere quella partita è stato importantissimo, poi addirittura 3 di fila, non subire gol, sono d'accordo anche con l'analisi del mister in cui ha detto facciamo meno errori, e poi fuori casa con quella vittoria a Gallipoli secondo me ha dato autostima, convinzione e la spinta, la stura. Altra parola difficile, poi ve la spiego ragazzi, per il risultato. Beh, facciamo la gara, adesso le conteggiamo, vincere, così vediamo chi ne tira. Il fortino di Vallo, vincere le partite in casa, quelle che devi vincere, che sono quelle più difficili da vincere, ti danno proprio quel bottino, quel tesoretto da mantenere anche nei momenti difficili che ci saranno nel corso del campionato e soprattutto in un equilibrio che sembra il Taranto che è un po' attardato, ha fatto 2 acquistoni oggi, ha preso Itri, se non mi sbaglio, e ha preso Antonio D'Avanzo. Quindi sicuramente non ha mollato, il Bisceglie non ne perde una, anzi magari ne ha pareggiato una nelle ultime 8. L'Andria si è preso anche il nostro Giraldi, a me che è andato a fare, penso andare a vincere il campionato del Girone H, quindi c'è sempre da stare con gli occhi aperti. Playoff possibili però. Tu che sei l'uomo delle statistiche, è una Gelbison che ha dimostrato poi soprattutto con le squadre che stanno alle spalle, quindi quelle con le quali poi si gioca la salvezza, la permanenza nel campionato, che resta comunque il primo obiettivo al di là dei playoff di cui noi parliamo, è una Gelbison che non lascia scampo. Quello secondo me resta l'obiettivo. Altri obiettivi la Gelbison ha sempre dichiarato, non è che ne ha. Poi se arriva con qualche anno fa i playoff ben vengano, ma la Gelbison è una squadra che fonda le sue fortune sul realismo, e il realismo vuole che si lotti innanzitutto per avere un campionato di tranquillità. Poi per quanto riguarda i playoff, certo che possono arrivare, ma se la Gelbison commette un errore che credo non commetterà mai, di illudersi di arrivare con le squadre che stanno in testa e soprattutto con i rinforzi che faranno quelle squadre, perché inizia un altro campionato, quelle squadre che si rinforzeranno, di arrivare ai playoff, lì comincerà a commettere degli errori. Diceva bene Carlo, chi gioca per la permanenza in Serie D in casa fa le sue fortune, e in questo la Gelbison è stata bravissima. Poi ha vinto qualche partita in trasferta che ovviamente serve ad accumulare punti, ma in casa rimane l'obiettivo per rimanere in Serie D, e in questo la Gelbison sta giocando bene. Scusa, io voglio sottolineare questo, cioè io dico che guardo i playoff come un fatto importante, però la cosa che noi ci teniamo è mantenere la Serie D, però poi lo sappiamo che i playoff innanzitutto non contano niente. E poi comunque teniamo a che fare con squadre di un certo livello, quindi però questo fatto che incomincia un altro campionato, non tutti faranno grossi acquisti, perché lo sanno benissimo che i playoff non valgono, non contano niente. Quindi non penso che le squadre si sveneranno per puntare ai playoff. O si punta a vincere il campionato, oppure no, non penso che... Agostino, io mi riferivo non solo alle squadre di vertice, ma a tantissime altre squadre che si vedono in centro classifica e comunque risucchiate nella zona play-out. Chi ha, molti ne hanno, di soldi da poter spendere, si rinforzeranno. Sì, ma non faranno questi, capito? Non penso che faranno... Però faranno degli investi Questi grossi colpi, capito? Faranno, giustamente, come ha fatto...
come ha fatto l'Arzanese, non è che ha preso D'Agostino, ha preso Girardo o prenderà Tiscione, voglio dire. Prenderà qualche giocatore forte che tant'è, cosa che ha preso tra l'altro. Tant'è che si è rinforzato, però comunque è venuto a vallo. Però tu sai che è uscita sconfitta. Quindi, sicuramente, ma i tempi di adattamento ovviamente sono necessari. Poi la vedremo l'Arzanese fra qualche domenica. Invece il problema serio è proprio che i playoff non contano niente. Questo è il problema. Il discorso del direttore è comunque dare comunque un obiettivo alla squadra che non sia quello di guardare dietro, ma di guardiamo avanti perché guardando avanti cercherai di mantenere la Serie D, che poi diciamocelo francamente, io lo dico sempre, e Vallo già c'è un lusso fare la Serie D, quindi cercheremo e abbiamo cercato sempre in passato di onorare la Serie D, lo faremo anche in futuro, ma il campionato giusto forse... Però a proposito di mercato, di campionati che possono cambiare, a noi è arrivata una domanda. Sì, è arrivata una domanda. Quali saranno i nuovi acquisti per la Gelbison? E soprattutto, poi ci aggiungo io, approfittando della domanda che ci arriva, dopo la cessione di Itri, oggi qualcuno parlava anche di un possibile addio di Cacace, anche se in realtà il ragazzo, proprio la settimana scorsa, ospite nei nostri studi, ha detto io sto benissimo a Vallo e non vado noi, per noi per la verità abbiamo sfoltito un po' perché avevamo una rosa ampia e una rosa competitiva e anche per un fatto economico, anche perché i ragazzi tipo Sorrentino giocava poco e quindi abbiamo fatto una risoluzione consensuale. E per quanto riguarda invece in entrata guardiamo, come diceva il direttore dell'Agropoli, guardiamo con interesse. L'abbiamo promosso, l'abbiamo fatto direttore. E tanto ci chiamiamo tutti così. E guardiamo con interesse soprattutto il mercato dei ragazzi, perché a noi interessa i 95 e i 96. Invece poi se dovesse succedere qualcosa, che magari qualche altro è scontento, vuole andare via, però fino a questo momento non abbiamo avuto nessun problema in questo senso, quindi Cacace sicuramente resterà con noi. Se poi c'è la volontà di qualcuno di andare via, noi lo sostituiremo, però per il momento stiamo bene così, quindi lo stesso Cacace ha detto che vuole restare, quindi resterà con noi fino alla fine. Perfetto, prima di far intervenire Giuseppe che voleva dire una cosa, poi voglio fare una domanda a Bruno e a seguire i ragazzi. Adesso ci ascoltiamo il mister della Puteolana, a quest'ora già ex Nutolo perché è stato esonerato, già il secondo esonero della stagione, al suo posto è arrivato Potenza, però sentiamo cosa ha detto in sala stampa nella dopo partita. Ma purtroppo oggi continuiamo a pagare la sterilità sotto rete. Sono stati bravi loro a sfruttare forse le uniche due occasioni da rete create. Noi meno bravi in questo, perché sull'1-0 Barone appena entrato ha avuto la palla buona per fare 1-1. Poteva cambiare la partita. Però purtroppo questa è una squadra che continua a pagare la sterilità in zona gol. Io credo a Gelbison una squadra compatta, pratica. Squadra che ha fatto il minimo indispensabile per vincere la partita, ha ragione perché ha fatto due gol. Purtroppo in queste categorie chi è più bravo a sfruttare le minime occasioni create vince la partita. Noi due errori, due disattenzioni, abbiamo subito due gol e quindi è stata brava la Gelbison. Ma io penso di averlo detto già nelle altre due domande, ho da rimproverare la sterilità in zona gol, che poi se andiamo ad analizzare sotto la gestione della palla e sotto la padronanza del gioco, credo che l'Arzanese abbia avuto più della Gelbison il pallino del gioco. Però ripeto, l'analisi va fatta nei termini del risultato. Il risultato dice che la Gelbison è stata brava a fare due gol e quindi ha vinto la partita. Ovviamente era l'allenatore dell'Arzanese, non della Puteolana. Giuseppe, che prima voleva aggiungere qualcosa al nostro discorso. Le ultime sei squadre del girone, la Gelbison le ha battute tutte.
quasi tutte in casa, quindi questo è un altro fattore importante per il girone di ritorno, anche per i punti che la distanziano dalle ultime sei posizioni. Bruno, prima si diceva i playoff servono o non servono, ma sta di fatto che sono un paio di anni che assistiamo a campionati che arrivati a dicembre già sostanzialmente vengono falsati, consentitemi questo termine, perché squadre che si smantellano, chi va a giocare con i ragazzini, chi non si presenta, chi arriva 5 minuti prima di giocare la partita. Vero. Quindi rischia poi di vedersi qualcosa di brutto, sinceramente. Ma è interessante quello che diceva il manager, factotum, posso usare manager? No, l'amico di spirito, eppure promuoviamo pure lui, il manager portavoce factotum della Coppa, è molto interessante quello che dicevano. Si deve trovare una formula diversa, bisogna evidentemente pure a livello dirigenziale proporre alla federazione delle formule che evitino queste sorte di disparità di rendimento di squadre che fino a un certo punto si impegnano e poi magari si sbragano totalmente perché non hanno più interesse. Quindi bisognerebbe studiare, loro sono persone molto competenti e molto intelligenti, da parte dei vari dirigenti delle varie squadre alla federazione delle formule diverse, in sostanza. Chiaro, io non so quale potrebbe essere, però è chiaro, delle promozioni in più delle magari pure questo potrebbe essere una, magari, perché magari alzare le fideiussioni a inizio anno, le garanzie da dare, ecco, e quindi parte. Magari studiare delle misure, delle iniziative che fanno sì che non vi siano disparità di trattamento a secondo del periodo del campionato, insomma, perché veramente è incredibile poi che a un certo punto certe squadre, scusate il termine, si sbragano, no, non è un termine latino, ma è efficace, perché chiaramente non hanno più interesse, ma in sostanza. Che sono strutturate diversamente, per esempio in Serie C, pure ci sono i playoff, però chi poi vince i playoff va in Serie B. Esatto, oppure rendere, esatto, i playoff renderli più avvincenti, magari con delle promozioni concrete, più reali e non magari virtuali, perché diventa difficilissimo perché poi il premio di 50.000 euro, 30.000 sì. euro, non mi ricordo, ma per una squadra che spende magari esatto, un milione di euro, esatto, è ridicolo. In volte dei 30.000 euro. E quindi secondo me voi come dirigenti e come persone molto in gamba e molto preparate dovreste all'unisono fare delle proposte in sede di federazione, perché penso che loro anche si rendano conto di questa sorta di disparità cronologica tra un periodo e poi un secondo periodo. Dovrebbe essere soprattutto il presidente della Lega di Serie D, però. E magari su sollecitazione delle società che tanti sacrifici fanno. Non so quanto può incidere il presidente della Serie D. Poi significherebbe che dovrebbe retrocedere qualche squadra di Serie C in più e quindi certo, in un conflitto, ma per ciò che va studiato. In un conflitto di interessi. Sì, però nel studiato, come è accaduto un po' con la Lega Pro. Però è anche vero che Pro. Se retrocedono l'anno dopo, magari, con la possibilità di essere promosse, eccetera, eccetera, è chiaro, un discorso poi di dare e avere. Il dramma è anche squadre che si ritirano dal campionato. Appunto, questo dramma viene dal fatto che non ci sono delle penalizzazioni, al di là dei punti, non ci sono delle penalizzazioni che individuano dei personaggi che tirano su una squadra e poi l'abbandonano. Evidentemente se si facesse la sospensione per 4-5 anni di chi è responsabile di quella società, si farebbe bene del calcio, perché per 4-5 anni sai bisogna che cambiare persone, forma, bisogna cambiare, stare, bisogna trovare il risultato. Scusi, il risultato di Cavese Gallipoli già suona, perché il Gallipoli è già smantellato. È arrivato 5 minuti prima che iniziasse la partita, è iniziato quindi, anche il ritardo. Quindi non vorrei quindi che già dire, comincia a dare punti a tutti. Quello sta accadendo con l'Orlandina, stesso discorso del girone A. Ma accade anche al nord, dove hai giocato a Padova, anche lì c'è questo fenomeno con squadre che già forse iniziano a smantellarsi. Forse meno. No, smantellarsi no, però magari hanno obiettivi diversi, a inizio anno fanno un mercato per valorizzare giovani, senza fare acquisti, promettendo cose che poi promesse non verranno mantenute, quindi iniziano già campionato con ragazzi con un'età media di 19, massimo 21 anni. Questo però è una cosa interessante, si comincia a lavorare effettivamente ed esclusivamente sui giovani. Tipo il Mezzo Corona, che anni fa era in C, quest'anno ha iniziato un campionato di Serie D, il più grande era in classe 91. Il capitano. Lo stesso Padova, voi, perché il Padova fino all'anno scorso, società, insomma, sì, una società molto gloriosa, stava però in Serie B. Il Padova quest'anno ha fatto un investimento un po' diverso a Mezzo Corona. Ha preso giocatori importanti, ha un progetto importante. Perché la scelta tua poi di venire ad Agropoli? Ma ti sembra che uno che parla così può stare a Padova? Nel senso con l'accento, dico.
Ha avuto dei problemi sia fisici ad altri motivi extra calcistici. Poi a Agropoli doveva venire già a inizio anno, che mise in contatto con la società, per vari motivi non si concluse la cosa. Poi sinceramente mi sono voluto avvicinare un po' a casa. Bene così anche per l'Agropoli. Tu invece sei stato cercato solo adesso, anche a te c'è stata una strizzatina d'occhio anche nel periodo estivo? No, si parlava un mese fa che il direttore Maglione disse l'Agropoli ti cerca, un progetto molto importante. E, dopo aver giocato Salernitana Savoia da titolare è venuto. E senti, tu domenica hai fatto anche l'esordio tra l'altro, quindi qual è stato il primo approccio con i compagni, con la squadra? Sì, è un approccio, è stato molto bene, mi trovo bene con i compagni, sono arrivato una settimana fa, ci stiamo integrando molto bene. Stesso discorso immagino anche per Jenny. Sì. Ti stai integrando bene con le i compagni? Le prime impressioni sono positive. Gli under di solito con gli spogliatoi fanno gruppo, quelli più grandi li vogliono bene. A meno che non arriva un tipo con la testa un poco svitata, però gli under tutti quanti ci affezioniamo. Quindi sono... E si porta una ventata ovviamente di entusiasmo anche all'interno degli spogliatoi. Torniamo adesso alla Gelbison, andiamo a sentire Santo Nicola come ha commentato questa splendida vittoria. Questo, secondo me, a mio avviso, è stato uno dei migliori in campo, se non il migliore in campo. Il fatto che la Gelbison non subisce gol è dipeso anche da te, che riesci a fare la fase attiva e passiva in maniera perfetta. Il ringraziamento va a tutta la squadra innanzitutto, perché comunque mi permettono magari di dare il contributo essenziale per ottenere il risultato positivo. Io come ogni domenica do sempre il massimo, poi può capitare come perdi le partite e le puoi vincere. Ultimamente ci sta andando bene perché le meritiamo, sono partite che comunque le giochiamo anche bene e il risultato arriva. Per me oggi se devo trovare una nota negativa non la trovo, per me gli 11 chi è entrato ha fatto una grande partita ed è giusto così che alla fine abbiamo ottenuto i 3 punti. Innanzitutto oggi abbiamo fatto penso tatticamente una delle migliori partite. Sono già 3 partite che noi non prendiamo gol, questa è una nota importantissima e positiva, visto che comunque, come detto tu, negli ultimi minuti noi prendevamo sempre gol, e in queste ultime 3 partite succede il contrario, che noi magari a fine partita siamo ancora più fortezza. E cosa è cambiato? Noi ci siamo comunque guardati in faccia 1-1 e abbiamo visto più o meno gli errori dove spesso capitavano. Siamo stati bravi fino adesso a sopperire a questi errori e stanno arrivando anche i risultati che alla fine tutto sommato meritiamo. Io penso che oggi comunque abbiamo giocato contro una squadra nuova, una squadra molto attrezzata, e faccio complimenti sia all'Arzanese e al loro allenatore che comunque li fa giocare, e sono una squadra che possono uscire tranquillamente dalla zona bassa della classifica. E adesso andiamo a vedere subito anche la Cavese, che ha vinto 6-1 contro il Monopoli, una partita che fa poco testo per quello che vi dicevamo poc'anzi, però vediamo. La partita si mette subito male per i ragazzi dei Mister Volturo, che dopo appena 60 secondi dal fischio d'inizio subiscono la prima rete. D'Avanzo dal limite dell'area tira in porta, il portiere ospite respinge la palla sui piedi di De Rosa appostato in aria, che non spreca l'occasione. 1-0 è gara ancora più difficile per il Gallipoli. 6° minuto, De Rosa dalla bandierina crossa in aria a testa di Manzo e la sfera finisce la sua corsa all'incrocio dei pali. Ancora Cavese al 18°, scambio a Usiello De Rosa che prova la conclusione con un tiro a giro, anche per lui è l'incrocio dei pali a dire no. La Cavese è assoluta padrona del campo e ci riprova al 22° con D'Avanzo che su assist di De Rosa da buona posizione fallisce il gol calciando la sfera con poca convinzione. La seconda rete della Cavese arriva al 27°. Suriano in piena aria, servito da Varchetta, tira. Passa Seo, si immola e respinge, ma la palla nel rimbalzo supera l'estremo difensore pugliese ancora a terra e arriva di nuovo a Suriano che l'accompagna in rete. Passa solo 1 minuto e al 28°. Suriano entra in aria dalla sinistra e serve al centro per D'Avanzo che smarcatissimo insacca per il 3-0. Partita praticamente chiusa. Il Gallipoli si fa vivo dalle parti di schiena al suo esordio in maglia bianco-blé al 33° con Sansò, ma la conclusione risulta debole e centrale. Sull'azione seguente De Rosa serve in aria a Usiello che in rovesciata tenta la via del gol. Passa Seo c'è.
Un minuto dopo, al 35esimo, Suriano entra in aria e viene agganciato sul piede d'appoggio da Sansò. Il direttore di gara ammonisce il difensore e decreta il penalty, che dagli 11 metri De Rosa non fallisce. 4-0. Per la formazione pugliese si preannuncia una vera disfatta, anche se i ragazzi di Nissa El Volturo regalano un sussulto alla platea con Negro, che impegna il numero 1 Cavese. Nel secondo tempo mister Agovino sostituisce Picascia, pedina importante nel suo scacchiere con Holsten. Minuto 49, Ausiello lancia Suriano, che dalla sinistra serve un pallone d'oro ad avanzo che tira a botta sicura, ma il portiere respinge la sfera. Nonostante gli affondi meteliani, però i pugliesi non demordono e al 51esimo vanno in gol con Negro, che fa tutto da solo, involandosi sull'auto destra una volta in aria con un diagonale, mette la sfera alle spalle di Schina. 4-1. La Cavese torna ad affondare al 56esimo con Suriano, che servito da Holsten tira da fuori aria, passa Seon, gli nega il gol. Il neoattaccante Aquilotto è più fortunato un minuto dopo. Al 57esimo De Rosa serve Ausiello, che di tacco prova a segnare il gol della domenica, fallendo il bersaglio. La sfera finisce a Suriano, che da posizione defilata insacca per il 5-1. La Cavese potrebbe arrotondare nei minuti successivi in più di un'occasione, con De Rosa prima, poi con D'Avanzo e ancora con Ausiello pochi minuti dopo. A meno di 15 minuti dalla fine il Gallipoli rimane in 10 per l'espulsione di Gianfreda, da poco entrato in campo. Il 6-1 finale arriva all'89esimo con un gran gol di De Stefano, che servito da De Rosa a ridosso del limite dell'area insacca con un destro potente e preciso. Stasera sono talmente accecato dallo splendore di Milena che non indovino le squadre che hanno affrontato le nostre campagne. Ovviamente era il Gallipoli e non il Monopoli. Adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo qui. Banca del Cilento, crediamo nella nostra terra. Infante Calzature, indossa la qualità.